Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con un nuovo episodio dell'Italy Road to World Cup. Dunque, manca soltanto un giocatore da scommettere, cioè il terzino sinistro Balzaretti, e poi abbiamo completato tutte le posizioni con i giocatori italiani rari, argento. Così poi, una volta che abbiamo preso Balzaretti, abbiamo vinto quindi una partita, una scommessa, possiamo concentrarci sugli oro. Io pensavo di non fare oro non rari e poi oro rari perché poi diventava troppo lungo. E quindi direttamente di buttarci su quello che voglio, cioè nel senso, se voglio un giocatore non raro prendo quello, se lo voglio raro prendo quello, cioè chi se ne frega. Comunque cerco subito il primo avversario delle tre partite di oggi, e l'avversario che trovo è una squadra devastante della Liga Messicana, con Riascos, Quintero, Emana, Suarez e tutti quei giocatori straforti. Aveva una squadra nettamente più forte della mia. Infatti lui passa subito in vantaggio con un gol dove con Suarez scappa ai miei difensori. Praticamente lui aveva una squadra molto più fisica e più veloce della mia, quindi non c'è stata praticamente nessuna possibilità da parte mia di vincere questa partita. Va anche sul 2-0 con un bel gol, poi io trovo il 2-1, accorcio le distanze con un tiro, una specie di peto di Parolo che rimbalza sul palo, e poi riesco a fare gol. Poi il mio avversario usa anche le skills e mi purga con un gol che in realtà gli è passato più o meno di fianco a Puggioni il pallone. Verso la fine con un cross riesco ancora con Barilla a trovare anche un bel gol, tra l'altro su colpo di testa, doppietta personale di Barilla, ma non basta. L'avversario vince 3-2, ovviamente meritatamente, perché io ho fatto pochissimi tiri in porta, lui ha giocato nettamente meglio, e quindi perdo la partita. Al secondo turno invece, seconda partita, incontro un avversario che aveva una squadra oro però più abbordabile rispetto a quella in precedenza. Ovviamente scommetto ancora Balzaretti. Trovo subito il vantaggio con Toni, l'unico gol che sa fare lui è gol di testa, l'unica sua specialità è quello. 1-0 per me, poi il mio avversario trova un gol tipo mezza trivela da parte di Untelar. Vabbè, un po', vabbè, ci sta, Untelar è un grande attaccante. 1-1, poi riesce a trovare il 2-1 che mi spezza un po' le gambe. Sono veramente sfigato con i quando scommetto Balzaretti. Però poi, verso la fine, si sveglia Raimondi e si sveglia la mia squadra. Gol di Toni, ancora su colpo di testa, sa fare gol solo così, quindi. E poi, in un contropiede devastante al 90esimo, visto che non era finita la partita, metto a sedere i suoi due difensori che mi stavano cercando di fermare il giocatore. Poi Toni, ancora di testa, riesce a spiazzare il portiere, salta più in alto di tutti con la sua mole incredibile, e finisce 3-2 per me. Veramente ho spaccato una sedia dopo questo gol, vi giuro. E niente, quindi vincendo la partita, a parte che il fatto che la partita è stata vinta meritatamente, anche se avevo meno possesso palla, ma ho fatto molti più tiri del mio avversario, ho preso anche una traversa e parate incredibili del mio avversario. Comunque De Ceglie lo mando al rogo, e mi sono preso Balzaretti, che tra l'altro ho pagato 5.000 crediti, prezzo assurdo per un giocatore che, avendolo provato nell'ultima partita, non li vale minimamente. E comunque, adesso io non sto a scommettere nessun giocatore, perché vabbè, l'ultima partita non sto neanche a pensarci. Invece vi invito a scrivere voi nei commenti i giocatori oro italiani da prendere, ovviamente per ogni, cioè quelli che volete consigliarmi, consigliatemi, ecco. Poi vi invito a mettere qualche bel mi piace per farmi capire quale preferite. Comunque, terza e ultima partita, incontro un avversario che è una squadra più la squadra più scarsa dell'episodio, ma che è quella forse che mi ha dato più problemi. Infatti non so per quale motivo il mio avversario passa in vantaggio, i miei giocatori erano praticamente immobili. Poi con un bel gol di Sansone dalla distanza riesco a spezzare il portiere, cioè a mettergliela alla sua sinistra. 1-1 per me, cioè pareggio, 1-1 per nessuno. 2-1 per il mio avversario, complice un po' la fortuna da parte sua, ne aveva davvero tanta. Poi nel finale, 77esimo, ancora Toni mi toglie le castagne dal fuoco, 2-2 verso la fine. La partita purtroppo finisce così perché il mio avversario si è disconnesso dopo il 2-2 e non ha voluto continuare con i supplementari e i rigori. Partita che io ho dominato, ma la palla non voleva entrare e non mi voleva far vincere questa partita che probabilmente avrei meritato. Dunque ragazzi, le partite sono finite qui, l'episodio finisce qui, come al solito io vi invito a lasciare un mi piace, 300 mi piace uscirà un nuovo video, io vi invito a scrivermi come ho detto prima nei commenti giocatori italiani oro, rari o non rari, non ha importanza, che voi mi consigliate. Vedendo un po' la squadra e le debolezze che ci sono nella mia squadra, io direi di magari di prendere prima un difensore centrale
o un centrocampista e un portiere, qualcosa del genere. Comunque voi consigliate chi volete voi, poi io sarò io più o meno a decidere cosa succederà nel prossimo episodio. Niente ragazzi, iscrivetevi al canale, a tutte le cose che trovate in descrizione se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!